Povertà educativa e dispersione scolastica sono stati i temi al centro del convegno Porte Aperte che si è tenuto a Corigliano Rossano nel Salone degli Specchi del Castello Ducale. Sono pochi gli istituti che in Calabria hanno sposato il modello della scuola senza zaino, tra queste l'Istituto Comprensivo Erodoto. Abbiamo proposto questo modello innovativo ormai da 5 anni. E ci apprestiamo a iniziare il 5° anno per questa innovazione e riteniamo ampiamente riuscito la nostra ipotesi, che ha richiesto grande impegno da parte non solo della dirigenza ma anche da parte dei tanti insegnanti che hanno accolto, perché si sono sentiti accompagnati in una formazione consapevole sulla loro professionalità e anche sul livello di innovazione che dovevano apportare. Modello di scuola che richiede impegno, come ha confermato la dottoressa Maria Paola Pietropaolo, moderatrice del convegno, che ha evidenziato quali le possibili difficoltà. Quelle che sono un po' in tutta la scuola italiana, ma che forse qui sono un po', come dire, più presenti, vogliamo dire così. Intanto un po' la dispersione territoriale, la Calabria è una regione che ha una morfologia non facile, bellissima, però non facile per tanti motivi. E quindi il fatto di individuare le scuole che potrebbero essere diciamo più propense ad abbracciare questa innovazione non è semplice, anche perché noi non abbiamo una politica tra virgolette di marketing. Noi siamo lì, aspettiamo che vengano a cercarci le scuole, perché se una scuola è pronta ci cerca, se una scuola invece non è pronta chiaramente non ci cerca ed è difficile poi andare a cercare. Quindi le difficoltà sono un po' queste, e poi anche forse la mancanza di una come dire struttura istituzionale che possa supportarci. Oggi qui c'erano delle presenze istituzionali importanti, questo per noi è fondamentale, perché c'era l'università, il provveditore di Cosenza, quindi questo per noi è un inizio e un aggancio. Quindi diciamo che guardiamo da oggi in poi questo tassello che abbiamo messo. L'evento, patrocinato dal comune di Corigliano Rossano, ha ricevuto il plauso dell'assessore alla pubblica istruzione. Il convegno di oggi porta sul territorio una riflessione rispetto a proprio quello che è il modello della scuola che vorremmo e di quello che può essere l'agire amministrativo in accordo con le varie istituti comprensivi che sul territorio insistono, che sono un patrimonio, per cui, come diceva prima qualcuno che insomma, è intervenuto prima di me fra i relatori, ci deve essere una specie di osmosi fra la scuola e il territorio e il territorio e l'osmosi, solamente così si crea un cittadino consapevole, responsabile e appunto culturalmente un progetto molto molto importante. Negli ultimi 20 anni Rete Senza Zaino ha accompagnato i dirigenti e i docenti nel percorso di trasformazione e innovazione. Per il momento sono 3 le scuole calabresi che hanno aderito. Di partire dalla Calabria, perché la Calabria è una delle regioni che ha un alto tasso di dispersione scolastica, perché sappiamo che le scuole faticano, ma non solo in Calabria, credetemi, ma qui forse più che altrove, per innovare, per smuovere la tradizione, per provare ad inserire esperienze diverse. E allora noi nella nostra rete, dove abbiamo scuole di tutte le regioni, abbiamo deciso che dovevamo valorizzare le nostre scuole in Calabria, quindi quelle scuole che da ormai da 8 anni, da 5 anni hanno provato a mettersi in discussione, hanno avuto il coraggio, dirigenti e insegnanti, di rompere gli argini per poter costruire invece nuovi argini che vanno verso i diritti dei nostri ragazzini, che sono il diritto all'apprendere, ma il diritto all'apprendere in una scuola di qualità. Una scuola che non solo vuole ripartire, ma una scuola che è consapevole delle difficoltà che si trova ad affrontare nel presente. L'evento è stato seguito in diretta streaming sulla pagina YouTube di Rete Senza Zaino, diversi collegamenti web con esponenti del Ministero e della Regione e la trasmissione video di alcune esperienze all'interno delle scuole, nonché una proiezione del messaggio di Marco Orsi, ideatore della Scuola Senza Zaino. Fondamentale la formazione dei docenti, dalla quale dipende la qualità dell'apprendimento dello studente.
Noi viviamo un tempo che diciamo che rifugge questo tipo di conoscenza, siamo in un mondo ormai iperdigitale per cui ci sembra tutto a portata di mano e ci sembra in qualche modo trascurabile quello che si fa a scuola. Scuola senza zaino è certamente una scuola innovativa, però anche al di là di scuola senza zaino la formazione dei docenti è centrale, ed è centrale in un tempo così complesso quale il nostro, lo dicevo nell'intervento, non soltanto un tempo che ancora non possiamo dire post-pandemico, ma diciamo caratterizzato da una grossa crisi in tanti ambiti di vita. Di conseguenza la formazione dei docenti rappresenta una delle sfide educative non soltanto nel nostro paese ma in Europa. Diverse cose che si potrebbero aprire, diversi argomenti. Save the Children ha condotto negli anni un'indagine approfondita sulla materia. È venuto fuori un quadro che va assolutamente attenzionato, quindi con dei tassi di dispersione scolastica molto alti che ci vedono fanalino di coda anche in Europa e che vedono fra l'altro anche materializzarsi nei dati quelle che sono le forti discrepanze, disuguaglianze anche all'interno della nostra stessa nazione fra regioni e quindi con dei livelli significativi in termini negativi purtroppo soprattutto per le regioni del sud rispetto alle regioni del nord. L'esperienza della scuola di Casali del Manco. La scuola senza zaino è quella scuola dove gli strumenti di lavoro sono tutti presenti a scuola, ma questo non significa che non debba studiare, anzi deve studiare di più, e non significa che se non è a tempo pieno non debba fare i compiti pure a casa. Insomma c'è grande lavoro, cioè scuola senza zaino non è una scuola facile per chi ci lavora, perché ci vuole una costante attenzione, un costante monitoraggio, ci vuole grande dedizione da parte degli insegnanti, grande lavoro degli insegnanti, perché poi sono loro che costruiscono gli strumenti didattici. Secondo me c'è una marcia in più nell'aula senza zaino. Non è un'aula dove c'è chiasso, non è un'aula dove l'insegnante grida. Non è un'aula dove i bambini sono costretti a ritmi non loro. Quindi ci sono situazioni, ci sono situazioni didattiche che permettono il rispetto del ritmo di apprendimento del bambino. Il percorso della scuola vede il coinvolgimento diretto anche dei genitori degli alunni, fondamentale per i cittadini del domani. L'impegno di tutti quanti noi, di tutti i docenti, del personale ATA, dei genitori e, lasciatemi dire, soprattutto dei bambini e dei ragazzi. Questa formazione non ha tenuto lontani i genitori, verso i quali comunque vengono destinate delle azioni formative durante il tempo, nei momenti topici dell'anno scolastico, e richiederebbe un impegno ancora più significativo da parte dell'intera comunità, perché Senza Zaino non è un progetto, è un modello che accoglie al suo interno una visione di scuola che deve essere una visione della comunità educante di un territorio, quindi riteniamo che questa idea sia molto contaminante, è molto funzionale ad un'idea anche di città, perché l'idea della scuola comunità è un'idea di città comunità, quindi il bambino, il ragazzo deve essere educato prima ancora di essere istruito, e non c'è educazione senza un orientamento di senso che possa rendere capaci ognuno di loro e ognuno di noi a percepirsi come parte di un tutto. Quindi il modello Senza Zaino incarna profondamente questa visione di scuola, ma che è una visione di società aperta e libera.